L'impresa Coys nasce nel 1951 e fu fondata da Luciano Coys, mio nonno nel caso, quindi a oggi siamo al 73° anno di attività. Sono la terza generazione che sta portando avanti l'impresa di famiglia. Nasce nel settore agricolo, principalmente in quello che è il movimento terra collinare, quindi nella preparazione dei vigneti, nella fase dei terrazzamenti del movimento terra ritocchino. Nel tempo si evolve e si specializza in quelli che sono i movimenti terra in campagna, per poi passare alle opere fluviali con la seconda generazione, quindi con Oscar Coys, mio padre. Mio padre ha avuto una visione lungimirante perché si è ampliato nel settore stradale, nell'ingegneria naturale, e in quello che sono i movimenti franosi e sistemazioni di versanti in frano. Il movimento terra oggi è la parte, diciamo, dei nostri settori che preferiamo, perché è quella che impiega più macchine e quindi il lavoro è molto più divertente. E fino ad arrivare a oggi, questo cantiere qua, che si parla di una movimentazione di circa 600.000 cubi in ambito di cantiere, è un intervento finalizzato a una sistemazione di campagna, un miglioramento fondiario. Operiamo su tutto il settore sul suolo italiano, quindi a oggi abbiamo cantieri attivi in Friuli, Veneto, Emilia Romagna. Una movimentazione di circa 600.000 metri cubi complessivi. Viene fatta una prima fase di scotico con degli escavatori e con dei dozer. La seconda fase è un abbassamento di ulteriori 30 cm con relativo carico sui damper. Con questo parco macchine qui ci sono macchine di proprietà e alcuni damper a noleggio, nello specifico dei 740 e dei 745, quindi macchine molto, molto importanti per una produzione giornaliera che si aggira intorno ai 3500 cubi. Fondamentale sottolineare il discorso del meteo, poiché qui la falda qui farà circa a 60 cm dalla quota di scavo finita, quindi in questa annata particolare abbiamo risentito molto, il cantiere ha risentito molto della produzione giornaliera dovuta alle piogge, poiché qui senza dei mezzi adeguati era impraticabile il cantiere.